e cerca di sparare. Cerca. Così diceva l'indio con l'orologio, lei se lo ricordava? E come no? Metteva giù l'orologio col carillon e si preparava al duello. E come faceva il carillon? Come faceva il carillon? Dan, 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 dan. Ah, a proposito d'orologi, gli ho riportato il Nicolè. Grazie. Niente, era stanco di molla, adesso spacca il secondo. Come mi posso sdebitare? Gliel'ho detto, per me è un hobby, come i film western. Non c'ho neanche la scusa di portarci i figli, così mi ci porto da solo. Certo che pellicole come quelle non ne fanno più, eh? Sì, effettivamente il film è molto solido. Ma per me la cosa migliore è il finale. Quando lui conta i morti sulla carretta. No, mica conta i E morti. come non conta i morti? Conta le taglie, perché lui è un cacciatore di taglie, un bounty killer. 10.000, 12.000, 15, 19, 21. E qui si ferma. I conti non tornano, manca una taglia. Cioè un bandito. Sì, quello che era solo ferito e che gli sta per sparare alle spalle. Ma lui si volta e lo fa secco. Il colonnello sente il colpo, torna indietro e dice qualcosa che non va, ragazzo. No, mi scusi, mi permetta. La frase esatta non è qualcosa che non va. La frase esatta è: che succede, ragazzo? Niente, vecchio, non mi tornavano i conti. Che succede? Che poi è pure doppiato in italiano, perché nell'originale sarebbe What's happening, boy? Eccezionale, eccezionale.